Il meccanismo è estremamente chiaro. Brindisi è stato il modello, è stato il prototipo di questo network di basi umanitarie che oggi sono diventate 5. Il modello è stato esportato, è stato prima consolidato a Brindisi, dopodiché è stato esportato in 5 aree diverse del mondo. Infatti oggi a Brindisi si è aggiunto Panama, si è aggiunta Dubai, si è aggiunta la Malesia e si è aggiunto il Ghana, quindi in West Africa. Sono 5 basi che praticamente servono delle chiare aree geografiche, ma non solo. Nell'ipotesi di disastri di grosse dimensioni, come ad esempio Haiti, oppure come ad esempio lo tsunami del 2005, automaticamente le basi compensano la base che è più vicina al luogo del disastro. Detto questo, l'intero network è una piattaforma logistica che dà dei servizi di supporto a tutte le organizzazioni umanitarie. Oggi sono diventate ben 45 queste organizzazioni umanitarie che lavorano insieme a noi.